Buonasera a tutti, siamo questa sera in compagnia di Gabriel Pacheco per presentare il suo ultimo libro, pubblicato con Logos Edizioni, Cappuccetto Rosso. Vi faccio vedere. Hola. Ciao Gabriel, è in italiano oggi. Ciao Elina, ciao a tutti, grazie per questo invito e per questa possibilità di parlare un po' di questo libro che sono molto felice che hai pubblicato, quindi felice. Grazie a te intanto per avercelo offerto e poi anche per averci dedicato questo spazio in cui ce lo spieghi, perché almeno le altre volte in cui ci siamo riuniti e ci hai parlato dei tuoi libri, dei dettagli, è sempre stato molto interessante, perché ci sono tante cose che se uno non le sa, non le vede. È come una seconda, terza, quarta e quinta lettura, quindi fa sempre piacere. Sì, Allora, guarda. vuoi che iniziamo con la condivisione dello schermo, così ce lo racconti o vuoi parlare prima e poi dopo? Come vuoi, tu dimmi che È il tuo libro, decidi tu. se vuoi parliamo un attimino, ti racconto qua come è nato, perché è un Sì. libro che non so se dire purtroppo o dire, beh, è la mia natura che i libri che io faccio sono molto lenti, non sono libri che escono così come un'esplosione, sono libri che neppure sanno che sono libri. Cioè, quindi io avevo letto a Sor Juana, che è una poetessa messicana che non conoscevo, conoscevo soltanto l'iconografia di lei, perché in Messico è molto conosciuta, ha una immagine di questa suora che era scrittrice e si vedeva l'immagine. Però una volta aveva letto per una situazione che una amica mi aveva chiesto io abitavo in Spagna e questa amica, essendo già messicano, mi ha detto: tu conosci a Sor Juana? Ho detto: conosco soltanto questo. Però poi lei mi ha fatto conoscere questo poema Primero sueño, e mi ha colpito tantissimo. Poi ho letto un po' alcuni capitoli di un libro di Octavio Paz che si chiama Las trampas de la fe. Aiutami tu a tradurlo in Le italiano. trappole della fede. Ecco, c'era una parte molto, molto impattante che mi aveva colpito, perché Sor Juana adesso, con questa situazione, e soprattutto ieri, che era la giornata della donna, lei parlava che il linguaggio è propriamente un strumento patriarcale, così lo diceva. Quindi, beh, con altre parole, quindi alla fine della sua vita non si sa molto bene, ci sono diverse versioni, però lei, siccome il desiderio che lei aveva era di conoscere, di sapere, per questo lei ha entrato nella religione, che in quel momento era la unica forma di studiare, cioè si aveva sposato religiosamente per conoscere. A certo punto, dopo di un litigio intellettuale che lei ha tenuto, dove si metteva in questione alla donna come creatrice e come essere pensante, lei decide tacere, non parlare più. Ma questo un po' una situazione che è vera, cioè non parlava più. Alcune dicono che era semplicemente perché aveva trovato un posto per di meditazione profonda, però secondo me, e questo mi piace come idea, il fatto di aver scoperto che il linguaggio è una costruzione dell'essere, come decisione non parlare è una cosa quasi filosofica, è filosofica, quasi metafisica, direi io. E questo mi aveva colpito. Dopo, leggendo il suo testo di Primo Sogno, dove lei parla della conoscenza come il posto che si può arrivare attraverso il sogno, perché la realtà è molto chiusa.
E questo mi aveva colpito tanto. Dopo, ovviamente, la memoria che tutti abbiamo di Cappuccetto Rosso, che questa è già una memoria sociale, collettiva, che tutti sanno qualcosa di Cappuccetto Rosso, non immaginavo che attraverso una immagine dove è lupo, già trasvestito, quando era trasvestito la nona, le chiede a Cappuccetto di spogliarsi e mettersi nel letto. Quindi lì è nato un primo incrocio, però di una forma che secondo me a me mi fa pensare che tutto il mondo è iniziato nel letto, come uno vuole interpretare, perché dice il bambino, perché lì si sogna. È vero, quante immagini di questi bambini che stanno nel letto, attraversano il mondo, il cielo, qualsiasi posto. Però anche un posto dove noi, come esseri, rimaniamo in un posto di tranquillità quando dormiamo. Ha nato una prima immagine di Cappuccetto senza sapere com'era dopo. Quindi tutto il racconto sono una serie di incroci. Dei diversi tempi della mia vita, dei diversi aspetti, no? Ho capito. L'audio funziona. Ah, niente, sono messaggi interni, Gabriele, non ti preoccupare. Ecco, ecco. Qualcuno nel pubblico non riesce a sentire l'audio, ma sono. Io ti sento benissimo, siamo in onda benissimo, non ti preoccupare. Beh, interessante allora, quindi praticamente è un incrocio di pensieri, di incontri letterari, culturali, di immagini, è tutto un mix, insomma. Di diversi momenti. Secondo me il fatto di essere un silent book, perché la struttura del silent book, che è una delle strutture che più mi piace, perché c'è un evento che è messo lì come un invito, che è l'interpretazione. Questo per me è una cosa, il primo. Si può dire la prima porta di tutto, dell'immaginazione, anche di costruirci. Cioè, quello che uno vede, oltre a provare a indagare sul significato che può avere, è una indagine su uno stesso. E questo a me mi piace, perché ovviamente questa è un'interpretazione, una scrittura che io ho fatto, però. Mi fascina sapere cosa altri lettori riusciranno a leggere, a interpretare. Beh, questa è la bellezza del silent book, no? Che va oltre della conoscenza. Sì, appunto, tu stavi dicendo che per questo libro, senza conoscere, uno può interpretare è la bellezza della immagine poetica. Non voglio dire che queste immagini sono poetiche, provano, è un intento che io ho provato. La immagine, in questo senso, non ha bisogno di una conoscenza previa. Si può dire che si ha bisogno più della ingenuità per provare a interpretare e basta. Certo. Beh, comunque il fatto di avergli dato una connotazione culturale molto popolare, nel senso che comunque Cappuccetto Rosso siamo un po' guidati in questa interpretazione, no? Poi, naturalmente, adesso vedremo le pagine del libro, ci sono delle immagini dove dici, beh, qua cosa è successo? Non è... non sta seguendo la storia. Però adesso che lo spieghi, acquisisce... Oh, giusto, giusto. Io so che tutti, e questo già è un primo meccanismo, cioè tutti abbiamo la storia di Cappuccetto nella testa. Quindi la struttura narrativa che io ho tessuto, si può dire, o che ha uscito di una forma spontanea, è anche una struttura che so che si confronta a ogni pagina con la memoria della storia di Cappuccetto Rosso, e questo già è per
me una cosa affascinante, no? Sì. Voglio dire che mi piace che il libro ha quella libertà. È anche un gioco volendo, sì. Che Come? è anche un gioco volendo, no? Sì, propriamente, no, è che in realtà questo libro è un gioco. Noi che vuole dire assolutamente nulla. Questo, cioè, io non ho la conoscenza come per dire questo è. No, no, io soltanto come illustratore ho provato a avere una conoscenza che non sapevo io che conoscevo. E per questo faccio illustrazione, perché la illustrazione mi dice qualcosa che io non so ancora di sapere. E lavoro. Dopo tutto quello che rimane è una sequenza di immagine che ovviamente per fortuna che i classici sono così potenti, forte, aiutano a dare continuità nella lettura. Poi ovviamente tutti i lettori tutti abbiamo questa abilità di leggere, perché siamo esseri narrativi per eccellenza, Mi cioè, no? fa sorridere quello che hai detto prima perché mi sono ricordata di quando qualche anno fa hai organizzato il simposio di filosofia, ti ricordi lì a Sarmede? Certo. Sì, Allora era una frase un po' tipo Socrate, no? Solo sé che nada sé. giusto, giusto. Penso io che io credo nel libro illustrato contemporaneo, non come un strumento per offrire una dottrina o dire questo è così. Secondo me è il libro illustrato contemporaneo, non tutti, voglio dire, alcuni artisti pensiamo in questo, è un spazio per la non conoscenza. E attraverso la non conoscenza si stabilisce tutte le possibilità per immaginare, per interpretare. Certo che evidentemente c'è una struttura, come tu lo dici, Capuccetto, e ci sono due frasi molto importanti che parlano del sogno, cioè del primo sogno per conoscere, però poi anche intanto uno dorme, intanto arriva il buio e uno sogna, il mondo si illumina. Cioè è un ossimoro che già propriamente ci dice anche questi elementi che ci sono nel libro, no? Vedete che vanno a vedere che ci sono la luce, la notte, l'azzurro, contrapposti che provano a parlare un po' del mondo onirico, della conoscenza e soprattutto la figura femminina e la curiosità. Cioè, perché sì, vediamo bene, la figura di Sor Juana è una figura femminile con tanta curiosità. Soltanto che in quella circostanza storica non le era permesso indagare, perché lei doveva andare a casa a fare il cibo e basta. Quindi ci sono piccoli elementi, per esempio, se vuoi, vediamo un po' l'immagine, perché qui già ci sono alcune incroci con l'immagine, dove infatti, se vediamo più avanti, c'è un'immagine dove, beh, qui è la prima immagine dove tutto inizia nel letto, no? E dopo non si sa se sta per dormire, sta dormendo. E c'è un bosco lì, una pozza d'acqua, e più avanti, se andiamo più avanti ancora, ecco lì, vediamo a una bambina sporca, che anche qui c'entra un altro incrocio. Io ho un rapporto, sicuramente come tutti, con la mia mamma. Ma io ho riuscito a vederla come un essere, come una persona. Era molto interessante perché lei diceva che quando era bambina mai utilizzava le scarpe, ovviamente per la circostanza anche.
utilizzava scarpe soltanto per le domeniche, per Certo. andare alla chiesa. Però a lei le piaceva sporcarsi. E ovviamente qui una bambina che si sporca non è molto, è un po' strano, no? No, no, le donne devono essere così. Triste Triste, no? Non è un po' triste? è molto, è una prigione molto forte, sono norme molto, sono come stereotipi molto chiusi. Quindi su questa idea dell'essere femminino, che cerca, che indaga, e questa immagine dove anche lei se copre un occhio, però sta nella pozza propriamente, sporcandosi, che bambino non le piace andare a... È la prima cosa, no? Uno vede una pozza, io adesso già no, però Ah no, non quando... più, adesso è smesso. Sì, perché se no mi danno... No, mi piace vedere le pozze. Beh, fa parte della curiosità e della libertà, no? Poter sporcarsi, toccare, guardare cosa succede, insomma, giocare. Quindi questa è un cappuccetto che non sopporta molto bene, indebito, cioè che sta nella parte della non, delle norme usuali. Poi ovviamente qui è il primo momento dove senza sapere appare tra il bosco sempre è lupo. Dopo ovviamente la mamma lavagna. E poi ci sono scene dove si mescola, Davanti. questa scena, per esempio, ci sono tanti incroci che io ho messo. Quello che ho fatto, Lina, è un gioco, anche un gioco creativo, che è come se io in una scatola mettessi momenti, ricordi, immagini che già aveva fatto, libri che ho letto. Ho fatto così alla scatola. Dopo l'ho girato e hanno uscito l'immagine. Dopo soltanto ho detto, ah no, questa va un po' qui e basta. Il libro si è fatto solo, da solo, per dire un esempio. Però per dirti un esempio, c'è una frase di un libro che io avevo letto, perché era nella stanza della mia sorella, non è che io era, quando era bambino, non è che io fossi un bambino che leggeva. Io non leggevo, infatti era un bambino che andava nella strada. La mia mamma mi sgridava per portarmi sempre a casa. Però la mia sorella, che già studiava all'università, aveva un libro di Nietzsche, di Friedrich Nietzsche. E c'era un personaggio, questo libro mi incuriosiva tanto, che era, beh, aiutami con la traduzione, Así hablaba Zarathustra. Ecco, Così parlò Zarathustra. dove c'è un personaggio che diceva che era l'uomo che poteva fare cadere l'albero più grande. E dopo ho capito che di questo uomo che parlava Nietzsche era la ragione. Quindi qui anche ho utilizzato questa figura che evidentemente è dentro del mio immaginario, che si incrocia con il racconto. Perché vediamo che a sinistra sta la bambina che vede la parte bella del bosco e qui l'uomo che sta con la accia della ragione togliendo quello che è diverso, perché noi siamo con questa idea di fare tutto orizzontale, tutto piatto, tutto piano, come per stare sicuri, la ragione più o meno è così. Quindi, Sì, è vero. Troppo razionali. dimmi. Troppo razionali e poco animali, purtroppo, infatti. Giusto, 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 perché c'è una parte, se andiamo più avanti, che secondo me è un altro incrocio, dove ovviamente qui ci sono le norme, no? Perché la mamma, già vestita di azzurro, le dice, dopo di averla bagnato, le dice qualcosa, non lo so, Dopo avete ognuno. fatto il bagno, perché sennò sembra che l'hanno bagnato Deve male. andare con la nonna perché deve portarle il cibo. Quindi Certo. più avanti esce un altro momento dove questa immagine mi aveva nato prima, che è la seguente. La prossima? E, ecco, secondo me, perché questa immagine
era una cosa che mi aveva. Era la prima immagine che è nata di questo progetto. Prima di tutto era questo. E quello che mi piaceva di questo era questo lupo, che non è un lupo affascinante, è un lupo un po'. Sì, io non mi fiderei di questo lupo, no, che ha un sguardo un po' strano. E poi è gigante, però secondo me i primi incontri che ho tenuto con il mio istinto, secondo me è stato così. Dopo l'ho scoperto, quindi ho immaginato a Cappuccetto, non con paura, perché a volte la paura è prima, però nell'incontro, il confronto, soprattutto con momenti importanti, credo che la paura non è più l'emozione. Poi ovviamente continua le pagine. Dove ci sono elementi che si vanno incrociando, lei rimane un po', sì, io in realtà non so come rimane Cappuccetto, sì, un po' incuriosita, ovviamente il bosco sempre appare, e possiamo andare più avanti per vedere altri incroci. Qui ovviamente ci sono scene dove, perché funziona da una forma che io ho provato, che ci sono scene troppo ambigue. E tra scena e scena ambigua ci sono ponti che ci aiutano a dare una continuità. E dopo l'idea è che diventino un paesaggio dove ognuno già ha fatto una strada che io non conosco. Immagino la mia strada, però la di un lettore. E appunto questo è interessante quando si dice che il libro è nuovo ogni volta che si apre, perché è come questo racconto, scusami, no, aveva, che il racconto sì, ci sta. Io lo vedo come uno spazio dove ognuno va a vedere la sua strada, no? Poi se dove possiamo prosegue continuare, la dimmi, com'è? storia. Che tutti questi vuoti, questi spazi, sono degli spazi che permettono al lettore di proseguire la propria storia, no? Sì, è una. Questo sembra anche un po' scientifico, perché. Sì, sappiamo che la realtà non esiste come una, esiste una simultaneità della realtà e uno sceglie una, però le altre esistono. Cioè, in quel momento, quando uno fa una decisione, può essere che le altre cadano, però il libro, il silent book, il libro, il picture book, l'album illustrato, come si capisce, come concetto, è molto simile alla realtà contemporanea. Ci sono tante in simultaneo e tutti dentro di questo mondo. E uno diventa un percorso. Uno, come un lettore, diventa un percorso. Quindi vediamo scene come questa o quella che segue, dove ci sono ovviamente l'incontro de... Questa per esempio è un'altra cosa, no? Non si sa. O io perlomeno no, no, nella costruzione del progetto, perché sono spazi che lascio liberi. Cosa è accaduto? Si è entrato, se l'ha mangiato, non se l'ha mangiato, o cosa è accaduto? Questa è una cosa che nella lettura si deve interpretare. Però ci sono sì, elementi che ci aiutano a stabilire una logica. Ovviamente credo io che neppure è necessario tanto. Tanta spiegazione, perché un lettore o una persona che prende un libro, la prima cosa che prova a fare è a dare una logica in base a quello che ha vissuto. Per questo sono queste scene dove mi permetto io di inserire altri momenti per attivare la possibilità di un'altra lettura. Che ovviamente qui il colore ci aiuta a
continuare una lettura, è l'azzurro, il rosa, è la notte, possiamo continuare? Sì, anche il germoglio, no? Questa cosa che tu dici che lasci spazio per proseguire nel pensiero, allora, cioè, adesso che me l'hai detto così, guardando il germoglio, ho pensato, ah, quindi è un invito a sviluppare il proprio pensiero riguardo a quello che stiamo vedendo, quello che stiamo leggendo, no? Certo. E poi c'è una presenza della pozza che è importante, è l'azzurro della pozza, perché inizia, non si sa se con il sogno o con una pozza che sta nella stanza, non si sa, io la verità non lo so, e si finisce con questa pozza. E poi più avanti, se andiamo più avanti, perché quando sparisce la nonna, beh, lei è gigante in questo momento. Poi andiamo avanti. Questa è anche una scena che soltanto ha uscito come un ponte tra un bosco che viene più avanti e il letto vuoto, questo. Perché secondo me anche quando noi dormiamo, quando sogniamo, tutto il nostro bosco esce con una naturalità che chiamiamo sogno o che chiamiamo assurdo o illogico. Però propriamente, cioè, non è che arriva del nulla, arriva della nostra esperienza, dei nostri ricordi. Siamo noi con una non conoscenza, soltanto che si stabilisce lì di una natura o di una forma più naturale, no? Per questo questa idea. Se andiamo avanti, anche vi segnalo, ecco, qui per esempio il grigio e il rosa si è trasformato, c'è un azzurro. E troviamo di nuovo la pozza, dove la nonna sta lavando, sta con i piedi dentro della pozza. E lì c'è anche un altro incrocio, perché te racconto che... Sì, il libro è fatto di pezzi. Credo che noi siamo frammenti, propriamente fatti di frammenti, dei ricordi, dei desideri, di de paura, dei sogni, di de tutto. E quando parliamo, quando ragioniamo, quando immaginiamo, si unisce. Soltanto che noi diamo più logica alla narrazione con il ragionamento, però ci sono altre narrazioni che esistono in noi. E è questo che mi piace tanto del poema di Sor Juana, che dice: prima sogno per svegliarmi. Quindi qui quello che accade è una sequenza di frammenti che a me mi hanno significato una cosa, che lascio nell'illustrazione per un primo lettore, un lettore avanzato che faccia la sua vinculazione. Quindi questa pozza, che anche è una forma di specchio, in questo incrocio che dicevo, c'è un'incisione antica molto bella dove alle donne c'è la parte superiore, la luna, e un filo che è collegato alla testa di una serie di donne che volano in giro mate, cioè un po' una persona matta, come Impazzite. si dice, no? Come? Quando è matta. In plurale, come si dice? Impazzite? Beh, impazzite, ecco. E quando parliamo di un essere lunatico, di un essere pazzo, è che anche ci entra con questo ciclo che noi abbiamo, e soprattutto con le donne, ci entra la luna. La luna veramente è un simbolo molto interessante per la riflessione e per la introspezione che ovviamente... Le donne conoscono molto bene, ha una vinculazione fortissima. E qui c'è la nonna che ha una piccola luna dentro della pozza che quasi non si vede. Infatti. Quindi a volte io mi chiedo che questa pozza è quasi una ombra di noi, dove noi ci cerchiamo,
dove mettiamo i piedi, a volte quando uno sta facendo una riflessione, entra. Ovviamente è una eredità che dà la nonna al nipote, perché dopo continua, ovviamente quando si incontra, poi andiamo avanti. Ecco, questa scena me l'avevo immaginato con il libro di Nietzsche, dove diceva che c'è un'ascia poterosa che sa o che riesce a far cadere l'albero più grande, che è la ragione, che apre, perché è un bosco cupo, scuro, però la unica cosa che dà luce, come una paradossalmente, è questa ascia, e sparisce la nona. Ovviamente Cappuccetto a questa collana. Sono piccoli dettagli che danno possibilità ad altre letture. Poi possiamo continuare. Ovviamente arrivano i genitori, beh, il cacciatore o chi taglia gli alberi, la mamma, tra virgolette, a salvare, a portare fuori, no? Sempre ci portano fuori. Quindi poi continuiamo. E uno a volte rimane con questa sensazione di non so, non sa uno cosa è accaduto. Quindi di nuovo torniamo, e ovviamente qui alla parte dove ci sono altri ponti, per esempio più avanti, che di nuovo torniamo al letto, dove questi sogni o questa collana che ha. Cappuccetto inizia a farsi polvere, e iniziano a germogliare queste piante azzurre, no? Poi possiamo continuare, andare più avanti. Andiamo avanti. Ma è una polvere che dissemina, però. Ah, Sì, perché e viola verità. continua a seminare, sì. Dimmi, dimmi. No, dico che alcune scene, perché a volte mi chiedono cosa significa. Sai che io a volte alcune immagini non so cosa significa l'immagine, cioè so che è lì un ramo, un albero, però a volte non lo so, soltanto provo a continuare nella logica della sequenza per dare una vinculazione, no? Poi possiamo continuare, che ovviamente qui un piccolo contrasto di quel paesaggio, quasi un paramo, una planizie dove abitiamo, dove siamo al sicuro in una casala, inizia a popolarsi di nuovo di questi alberi. Andiamo più avanti, però rimane lì il cappuccetto, e questa scena che ancora non so bene cosa significa. So che c'è una lenzuola nera, perché prima era bianca la lenzuola. C'è un momento che Cappuccetto si toglie le scarpe, entra, e c'è un momento dove il lupo sta immenso, sta sopra questo piccolo letto, però in realtà non so tantissimo cosa significa. E quindi si può dire che anche qui ci sono altri incroci, no? Della immagine, che sapevo che a volte uno quando dorme ha il contatto più intimo con questo istinto. Credo che il letto è un posto importante, come il bosco, quando uno va a fare la passeggiata. Anche nel letto uno va a fare la passeggiata, no? Anche quando uno è malato, quando non ragiona, quando al bambino se le sgrida, o chi leggeva, immagino che leggeva nel letto, giocava, cioè credo che anche infatti il primo mondo, il primo universo che noi abbiamo è il letto, la cuna, che ovviamente qui dove c'è un lupo quasi immenso come la notte, a sapere cosa vuole dire in questo libro. Poi possiamo andare avanti. Questo, per esempio, qui io penso che
non ci sono immagini nuove nel mio lavoro. Cioè, io non invento immagine, neppure creo immagine, io ricordo immagini. E se tu mi dici cosa significa questo, non lo so, però quello che sì posso dirti è che un ricordo quando tempo fa, tantissimo tempo fa, dopo un momento dove stavo malato e sono uscito, la mia sorella mi ha portato a vedere un spettacolo che adesso conosciamo, The Pina Bausch, Nelken, che è una scenografia di una coreografa, Pina Bausch, dove c'è una donna che entra tutto il teatro è pieno de claveles, come si chiama questo? Garofani. Ecco, pieno, pieno. È un'immagine che non riesco a staccarmi da questa immagine. Ovviamente qui ricordo questa immagine e l'ho fatta. No? Poi andiamo avanti. Esce il lupo, corre il lupo, andiamo più avanti. E lì ha il cappuccetto nella bocca e arriviamo al finale del libro dove sembra che si vedano di fronte il lupo e la bambina con i piedi nella pozza che aveva iniziato, dove quella fiore sembra una farfalla, che è una fiore. E si può dire che è una possibilità soltanto, una possibilità dove ci sono incroci di tutti i tipi che io ho, che mi hanno incuriosito, che si hanno stabilito dentro di un tessuto e ha finito con questo libro. Che io sono sicuro che la cosa che può essere interessante è la sua possibilità. La sua possibilità e evidentemente è il concetto che il libro è un atto che ci aiuta a recuperare la creazione. Cioè un lettore è propriamente un creatore nella sua interpretazione, nella sua lettura. Quindi più o meno è così, un insieme, e poi c'è una metafora molto bella del libro, che se noi vediamo tutte le pagine sono frammenti che si sfogliano e sono così pazzi che si uniscono e formano un libro, come noi. Noi possiamo fare di tutto, e abbiamo di tutto, soltanto che noi abbiamo questa malabitudine di mettere in un casello, i sogni, i ricordi, i desideri, li mettiamo sopra la ragione. E quindi il libro ci dice che non è vero così. Si apre di una forma diversa, si sfoglia di una forma diversa. E esiste dentro di un libro una infinitù di libri, non soltanto quello che ha scritto l'scrittore o l'autore, neppure il libro che legge lettore, e sta il libro che ricorda il lettore, e il libro che non esiste, che sta in attesa di essere aperto. Quindi penso io che questa metafora spiega più o meno questa idea di questo libro, che è soltanto una possibilità e un incrocio di diversi momenti che spero a qualcuno, al lettore invisibile, lo prenda come suo, no? Come proprio propria scrittura, diceva un filosofo scrittore, Bachelard, diceva che un lettore è come quella persona è come un scrittore che non si è dichiarato scrittore. Non so se ho spiegato l'idea. Cioè,
lo dico come perché lui lo diceva con un lettore di poesia. Un lettore di poesia è un poeta che ancora non si è dichiarato poeta. Per questo quando leggiamo una poesia diciamo, quasi diciamo, soltanto che poi entra il pudore, no? Uno dice, e si ferma, però a volte quando uno legge una poesia uno dice, caspita, questo io l'avrei scritto, è quello che io, soltanto che non sapevamo dirlo. Quindi penso io che un libro illustrato per i primi lettori è anche una possibilità di interlocuzione per la sua propria voce, no? Spero che sia Certo, un po'. ritrovare le proprie emozioni, le proprie riflessioni, forse si riferiva a questo. Io non l'ho letto, il filosofo che hai nominato tu, però forse si riferiva a quello, no? Cioè diventi poeta nel momento in cui apprezzi la bellezza di un verso, la fai tua e automaticamente tutto inizia a diventare poesia, no? Quando c'è questa sensibilità. Una sensibilità che sicuramente tu vuoi incoraggiare anche con Cappuccetto Rosso. E soprattutto perché la bellezza abita prima in noi. Ho questa idea che sempre parlo di questa idea bellissima, che quando noi vediamo le nuvole, quella forma che vediamo nella nuvola esiste prima in noi. Quindi quando vediamo la nuvola diciamo, caspita, sembra questo, è perché quella forma stava in noi. Così la poesia, così i libri, così la letteratura, ognuno ha il suo gusto, no? E spero io che sia un pretesto come per confermare questo rapporto che l'essere umano deve conservare con la creazione, con la bellezza, con il sogno, no? E soprattutto adesso che con questa situazione mondiale, con la giornata della donna, che dobbiamo riflettere, io ancora questo libro, quello che mi ha fatto a me è riflettere su questa condizione dove l'uomo a volte dovrebbe stare zitto, il maschio, no? Soltanto che in alcuni momenti credo che c'è tanta ignoranza, quindi che serva, perlomeno a me mi ha servito leggere a Sor Juana come per capire un po' questa situazione che anche dentro di me, Tanta ignoranza e tanta imposizione culturale, mi verrebbe da dire anche, no? no? Sì, culturale, linguistica. Sì, nel senso che siamo molto costretti nei nostri pensieri, nei nostri atteggiamenti, nei nostri modi di agire anche. Abbiamo perso completamente quello che tu nel libro mostri come la libertà di immergere i piedi in una pozza d'acqua, no? Di essere dei bambini liberi. Liberi e anche di muoverci in quello che non si deve, cioè certo dentro Liberi e della vita. intrepidi. Liberi Com'è? e intrepidi. Sì, soprattutto tutti, perché lo siamo, Ah, perché lo certo. siamo. Natura, tutti gli animali lo sono. Il problema è che l'essere umano si è dimenticato di essere Sì. animale, no? Sì, siamo troppo urbani, come una urbe, come una città, ma la città anche dice bugie. Non sto dicendo una cosa. Quello che voglio dire è che la città ci fa vedere è un modo di vedere la vita molto strutturato ed è una sola forma. Quando io sono uscito da città, vedo il bosco, vedo ogni giorno come cambia. Ho capito che non sempre potevo andare a mangiare mangos messicani, cioè c'è un momento per mangiare il mango, c'è un momento per dormire, c'è un momento per sognare, però la città sembra che dice che no, che abbiamo sempre tutto
lì che deve essere così, quindi un cambiamento anche importante, interessante, Sì, ho capito quello che vuoi dire. Cioè che la città ci porta tutto a portata di mano e ci toglie completamente le necessità, no? O la voglia di avere delle necessità, no? Questo? no? Sì, la necessità, però sento già che la città è una, perché tutti noi siamo anche società, cioè io sono un individuo, però anche io appartengo a una società. Però la società dipende da dove abita, si abita. Noi che dico che dobbiamo tornare al bosco, che sarebbe, vabbè, a me piacerebbe destruire tutte le città e iniziare da capo, però questo già è un pensiero personale. E quello che dico è che noi come organismo sociale nella città abbiamo tante norme rigide, e soprattutto assurde, che il bosco in questa rappresentazione è questa parte nascosta che dove ci troviamo, dove ci troviamo, o dove noi possiamo stare con una con un altro tempo e con un altro rapporto con queste Tempo naturale, il tempo naturale, il perché nel tempo di. bosco c'è la legge della natura o la regola della natura che è l'unica forse che ha veramente un senso su questo pianeta, no? O il tempo di non fare nulla, tra virgolette, cioè, perché guarda che nel mondo adesso il non fare nulla è una cosa che solamente è molto, è un pregiudizio fortissimo, non fare nulla. Però guarda che quello che abbiamo bisogno, e questo l'altra volta, l'altro ieri lo stavo leggendo, che per costruire il pensiero abbiamo bisogno del silenzio. Cioè, la città è piena del rumore. La celerità con cui viviamo non smette di dare informazione. E questo non permette di dare nessun pensiero. E questa è la bellezza del bosco, che ti permette perdere il tempo. E che sarebbe interessante perché sembra che ogni tanto ci allontaniamo più di questa pozza dove possiamo trovarci. No? Che ogni tanto, anche come l'acqua, ci mettiamo in rischio che questa pozza si asciughe. E dopo neppure mettere il piede, no? Rimane lì una piccola goccia che si chiude e il nostro interiore rimane chiuso e anche cieco, no? Per questo Cappuccetto mette un foglio, una foglia nell'occhio, perché però è in un solo occhio, cioè a volte sembra che siamo troppo ciechi, quindi come vedi questo libro è soltanto un insieme di frammenti, di letture, di ricordi, di sogni, di storie, che iniziano con una frase e finiscono con un'altra, di una poetessa, cioè non sono miei i testi, non sono mie le parole, di una poetessa che ha finito la sua vita. In silenzio, tacendo. Perché diceva lei, prima sogno. Bello, eh? Sarà la sua pozza dove si è messo lei, no? Beh, è così. Scusami se ti interrompo, perché mancano pochi minuti e di sicuro più di qualcuno vorrà farti delle domande. Allora faccio un attimo di spot. Se volete fare delle domande a Gabriele, potete o alzare la mano qui sulla chat, brevissime. Sulla chat Zoe vi apre il microfono per parlare oppure potete scriverci messaggi sempre sulla chat. Se invece siete online su Facebook, allora basta che scriviate nei commenti e Zoe copia e incolla. Poi volevo ricordare a tutti che il libro Cappuccetto Rosso di Gabriele, per chi l'acquista fino a domenica, penso, adesso non mi ricordo bene, comunque ho scritto tutto, verrà inviato in omaggio con una piccola stampa digitale, sempre di Cappuccetto Rosso, su libri.it
Oppure, mi raccomando, nelle librerie indipendenti di vostra fiducia. Se non ci conoscono, ditegli di scriverci che noi troviamo il modo per mandare loro il libro da dare a voi. Bene, se ci sono domande, se no noi intanto con Gabriele continuiamo a fare due chiacchiere perché è molto interessante questa. Guarda, vi racconto intanto un'aneddota. Questa immagine è una immagine che ha rimasto di un desiderio che io volevo fare, che non ho riuscito a fare. Perché questa, come io l'avevo in testa, era che lei dormiva sopra la testa del lupo. Quindi qui c'erano le orecchie del lupo e qui doveva stare il naso del lupo. Quindi questa si disegnava qui la testa del lupo e finiva qui con la sua bocca, però non ho riuscito a farla. Quindi la unica cosa che perché c'era lì nel libro, guarda, è che anche la creazione è una sorpresa, è una cosa che. Quindi quella fiore nera è rimasto lì nel letto. Anche quella fiore nera è quella un po' ricordo, è una mischia perché la mia testa è un po', non lo so, è una mischia del Rimbaud con Radio Futura. Conosci quella canzone Radio Futura, un gruppo spagnolo? Ma l'ho sentito, però non è che te la so Che citare. dice al finale della Rambla mi incontrai con la negra flor. Al finale della Rambla mi incontrai con la Negra Franca. Alla fine della Rambla della passeggiata mi sono Della sentita Rambla de Spagna, de Barcellona. col fiore, che sono poi queste strade grandi che vanno da un punto alto a un punto basso, che attraversano le città. Il cantante parlava di una donna della notte. Allora, Ovviamente. scusa, c'è una domanda di Alessandra Romeo da Facebook. Il lupo nell'interpretazione di Gabriel non ha un aspetto cattivo, anzi, mi sembra molto amicale. Può essere visto come la nostra parte istintuale? Certo, sì, propriamente credo che uno della possibilità, no? La parte istintiva di noi sempre ci guarda, è dietro del bosco, soltanto che noi dobbiamo avvicinarci e può essere che ci mettiamo in contatto con quella parte, no? Con l'istinto. Noi crediamo che siamo governati per la ragione, però io sempre sono convinto che noi siamo governati per l'inconscio, soltanto che per vederci un po' normali in quella civiltà, diciamo che siamo ragionevoli, però governiamo più. Quindi è questo, cioè noi andiamo per quella strada sempre vicino, certo che ci sono persone che hanno tolto il bosco dove sta il lupo, non uscirà più il lupo, no? A sapere dove è rimasto, però sempre sta lì il lupo come questa parte istintiva che diceva questa persona. Che ci guarda. Allora, un'altra domanda da Tiziana. Ciao, avrei una domanda. Mi ha colpito vedere in una favola all'inizio una piccola Margherita sola nel bosco e poi si interrompe con Pe. Se Tiziana finisce di scriverci il messaggio. Saranno quelle fiori azzurre? Ah, No. perché? Beh, Sì, allora dice che all'inizio una piccola Margherita sola nel bosco. Te la ricordi? Io sto guardando. c'è una fiore azzurra che nella mia interpretazione, perché anche la mamma ha il Grand Brûlé azzurro, anche Cappuccetto ha i capelli azzurri, il bosco è azzurro, la pozza è azzurra, e questo evidentemente parla del sogno.
questo stato onirico che abbiamo, che perdiamo, che può diventare come un pezzo di vestito, o può essere anche la vegetazione con cui ci rodiamo o dove mettiamo i piedi. Michela Borean, nel libro sembrano esserci molti boschi diversi, nei diversi momenti. Allora, no, un attimo, chiedo scusa. Allora, Valentina Selvatico, quale ruolo e significato preciso ha l'elemento acqua in questo libro? Poi dopo ti leggo quella di Michela. Com'è? Qual era la domanda? Quale ruolo o significato preciso ha l'elemento acqua in questo libro? È tutto un universo, l'acqua, che ci entra anche la parte, a differenza della terra, e l'acqua, è più, sì, liquida. Sembra una ridondanza, però quello che voglio dire è in che altre stati liquidi siamo immersi, dal ventre della mamma anche l'acqua come una sorgente di vita che ci appartiene, dove possiamo pensare come il mare, l'oceano, possiamo pensare anche alla lacrima, dove con cui cioè, infatti noi siamo quasi acqua, no? E questo lo sappiamo. Quindi sembra come se noi abbiamo una materia che è la stessa materia con cui si fa altri spazi ignoti, che ci innotizzano, no? Il mare, il cielo, la pioggia. Quindi sì, c'è tutto un. E qui c'entra un altro incrocio, Lina. C'è Dopo una. dobbiamo aspettare un po' perché ne ho parecchie. Dopo Vabbè, chiudiamo. dimmi. Beh, sì, questo sì, dell'acqua è questa l'idea. Allora, Michele, solo un'affermazione. Nel libro sembrano esserci molti boschi diversi nei diversi momenti della narrazione. Poi abbiamo Francesco che dice, questo mi ha fatto sorridere, io adoro Gabriel, ho quasi tutti i suoi albi, ma non può allegare le istruzioni di lettura ad ogni albo? Io come faccio ad accorgermi che nella copertina dell'albo Cappuccetto dorme sopra il lupo se non me lo dice lui? Uffa! No. Attenzione che questi libri non hanno nessuna insegnanza. Non sono libri critici. O sea, quello che noi dobbiamo è cambiare l'idea in questi libri che c'è una conoscenza che non sappiamo di conoscere. Soltanto che noi pensiamo che è ignoranza, che non abbiamo la possibilità, però è soltanto interpretare. È soltanto interpretare. Questa è la bellezza anche dell'illustrazione. Ma credo che si sia solo espresso male, sai? Credo che gli sia piaciuta talmente tanto la tua spiegazione che gli dispiace di non averla ricevuta così come condivisione anche di pensiero Ah, con sì, te. Ah, confermo. ecco, Sono qua, conferma. confermo. Io adoro Gabriel, adoro tutti i suoi libri. Ho seguito anche l'incontro della Bella e la Bestia, che mi ha aiutato tantissimo nell'interpretazione del libro. Però se non ascolto questi incontri, poi io lettrice, che sono anche maestra, insegnante, con i miei bambini, con i miei ragazzi, come faccio a scoprire queste belle cose? Leggendo, perché anche il libro ha una scoperta sempre. Cioè, e questo è lo bello, no? Che un libro ci invita sempre a aspettare, cioè sta in attesa. Siamo noi chi con la interpretazione leggiamo, però secondo me in quei libri non c'è una intenzione come di trovare il significato. È soltanto il pretesto, perché io ho la mia interpretazione, però quella è un'interpretazione come un lettore qualsiasi. E quasi quasi direi che l'ha inventato. Per venire a presentare un libro, dico cosa dico, cosa dico? Beh, qualcosa che mi venga in mente, no? Perché se no non c'è logica. E poi la prossima volta Lina mi dice: no, adesso mi vai a giustificare questo libro perché questo non significa nulla. Quindi, appunto, per questo è questa idea, no? Però in realtà i libri sono questi paesaggi inaspettati e che stanno in attesa, basta. Allora, noi purtroppo dobbiamo chiudere,
È passata un'ora, i tempi sono fiscalissimi su questo spazio non libero della città e della tecnologia, purtroppo, però avrete tutto il tempo di perdervi nelle pagine del libro di Gabriele e anche di tutti gli altri libri che vorrete. Grazie Gabriele per essere stato qua con noi stasera, grazie a tutti per aver partecipato. Grazie mille, Lina. E buona serata a tutti. Ciao Gabriele, grazie.